Siamo qui nelle colline tra Vittorio Veneto e Fregona, a 400 metri di altezza, nella azienda agricola Bruseghin Marzio, dove ci sono una trentina di asinelli, tra i quali ce n'è uno di particolare che si chiama Iroso, e adesso Marzio ci spiegherai tu la storia del nuovo Iroso. Buongiorno a tutti. Iroso è stata una concessione che ci ha dato il gruppo Salmerie degli Alpini di Vittorio Veneto, comunque di Anzano e Cappella Maggiore, che erano coloro che hanno custodito Iroso fino all'ultimo giorno della sua vita. È nato un po' per caso il nome, perché era morta la compagna di una vita di Iroso, e quindi ci avevano chiesto un asino a fargli compagnia. Abbiamo scelto per loro Winnie, per somiglianza rispetto a Gigliola, che era l'ex compagna di Iroso, e questa ha passato con lui gli ultimi 4-5 mesi della vita. Insomma, aveva smesso di mangiare e con la compagnia ha ripreso un po' di vitalità, e quindi 4-5 mesi dopo che ritorno a casa è nato questo asinello. Essendo maschio, abbiamo chiesto appunto la concessione per questo nome glorioso. Si è creato una specie di turismo per venire a trovare il nuovo Iroso, vero? Sì, c'è tanta gente che arriva a vedere il nuovo Iroso. Questo testimonia intanto l'affetto che ha e che c'è verso gli alpini, no? verso il corpo degli alpini, e questa figura che era il mulo degli alpini, no? Questo simbolo della grande guerra, il simbolo della seconda guerra mondiale, del nostro esercito. E quindi la gente viene qui per vedere l'asinello e anche per ricordare questa parte della nostra storia che ha segnato i nostri destini. Il nome di un simbolo, no? L'ultimo rimasto di un mondo che è stato, che non ci sarà più, no? Tanti che hanno fatto la naia con i muli, tanti che li hanno visti sfilare, e quindi è rimasto l'ultimo caposaldo di un mondo che non ci sarà più. Noi grazie agli alpini abbiamo dato un nome che cerca di ricordare questa storia, questo mulo che, grazie alla sua longevità, ma anche il suo modo, che insomma è arrivato a 40 anni ancora bello, ancora integro fisicamente, quindi questo segno di forza e di resistenza. Per lei è stato un piacere che Marzio Bruseghin le abbia chiesto di chiamare Iroso il figlio di Winnie una volta che è nato. È stato un piacere per voi alpini? Piacerissimo, ma è come anche che una mattina mi chiama sua sorella, che lui è diventata mamma di un asinello, e allora mi dice: possiamo chiamarlo Iroso? È un onore portare avanti la storia di Iroso, perché la storia di Iroso è andata anche all'estero a finire, sì, con le diciture, quello che parlavamo, insomma. Quindi una storia che va avanti e che fa felici tutti e ci fa tenere vivo il ricordo di questo grandissimo mulo. Sicuramente è una storia grandissima, che non avrei mai pensato neanche io che arrivasse qui tutta questa gente, autorità e così via.